dibattito sulla Tobin Tax si trascina dallo scoppio della crisi, ma al di là di alcune applicazioni parziali e infelici è solo aumentata la confusione. Qui vogliamo dimostrare perché un'imposta sulle attività finanziarie, opportunamente rivista, ha invece molti meriti, primo fra tutti quello di poter risolvere una delle questioni ancora aperte dell'unione bancaria. C'è confusione sulle finalità. Si è parlato di colpire le banche che hanno causato la crisi, di dimensionare la finanza ipertrofica, di correggere le distorsioni dei mercati finanziari sempre più speculativi, obiettivi comprensibili, anche nobili, ma da non affidare tutti insieme a un'imposta, tantomeno a vasto raggio indifferenziata come questa. È necessario intervenire in questi campi, ma con strumenti specifici che correggono i fallimenti del mercato che hanno portato ai disastri che conosciamo. Anche il nome di Tobin Tax è fuorviante. Il miglior tributo alla memoria del grande economista di Yale è quello di non attribuirgli la paternità di una proposta che sballata si richiami alla sua, anche perché quando gli propose un'imposta per gettare sabbia agli ingranaggi del mercato, i derivati in pratica non esistevano, mentre oggi il valore nazionale superano i 700 trilioni di dollari. Quanti granelli servono per rallentare meccanismi così frenetici? Il risultato della confusione è che prevale il partito del contrario dell'imposta, costituito, chi l'avrebbe mai detto, dalle potenti lobby dell'industria finanziaria. Adducono due motivi: la tassa sarebbe facilmente eludibile, esposterebbe le transazioni su altre piazze con effetti nocivi per banche e clienti. Eppure, o è una bolla di sapone facile da scansare o un potente veleno, il timore del quale indurrebbe la foga, non le due cose insieme. La TFT sarebbe banalmente a raccogliere un gettito elevato perché la potenziale base imponibile enorme. In questi tempi una nuova fonte di entrate fiscali da prendere in seria considerazione, soprattutto, come vedremo, se a livello europeo è finalizzata non a pagare le spese correnti degli stati, ma a risolvere alcuni problemi strutturali messi a nudo dalla crisi. 700 trilioni di dollari. La TFT deve avere la più ampia base imponibile e colpire non solo certi titoli come finora proposto da un approccio miope, ma l'intera piramide della finanza. La tassa che proponiamo è proporzionale al numero delle transazioni, non allo stock di strumenti finanziari in essere, né al valore delle transazioni. I dati a livello mondiale su stock e flussi ci dicono che la base imponibile è enorme. Nel mondo le attività finanziarie complessive, azioni, obbligazioni e crediti bancari, hanno raggiunto la bella cifra di 269 trilioni di dollari e i derivati OTC sono 693 trilioni.